una delle cose che più, che più mi piace di Iperborea è, sono alcuni libri con un grande senso del paradosso. Uno dei miei preferiti, l'ho portato giù apposta, è Per non sapere né leggere né scrivere, che credo che siamo gli unici due che spesso consigliato, avendo reazioni diverse, o lo prendono sul personale, perché cioè, sarei io che non saprei né leggere né scrivere, oppure tornano contentissimi e ne vogliono ancora. E altro libro paradossale, per esempio, tutto sulla Finlandia, per cui l'invenzione di una guida turistica di un posto dove l'autore non è mai stato, e un altro libro sempre sulla scrittura che contiene una dose di paradosso, anche se non c'è questo humor, è La scrittura cuneiforme. Cioè, mi sembra che ci sia si può isolare una specie di tendenza in alcuni libri di Iperborea di parlare dell'appropriazione, del fare propria la parola scritta. E questo è un tema che c'è in molti libri che a me piace molto e che, non so, probabilmente è casuale o magari no. Intanto non è per niente casuale, perché Lucio, abbiamo l'affinità elettive, è uno dei temi che amo moltissimo anch'io, evidentemente. Ma non è casuale, anche se si pensa alla loro cultura. Beh, mi alzo in piedi, è un ricco, per te mi alzo in piedi. Grazie. Buonasera. No, che non è casuale la parola e tutti noi ovviamente il legame che viene è il verbo. E se si pensa a quanto è legata alla tradizione della Bibbia, a tutta la cultura nordica, non c'è da stupirsi che questo tema sia così forte. È proprio... Si vede nettamente l'influenza della Bibbia in questi grandi scrittori. Il fatto che abbiano proprio storicamente il protestantesimo ha portato a una alfabetizzazione molto più veloce, perché da noi, cioè, la Bibbia era l'unico libro che c'era in giro. E era per il protestante leggerla, era obbligatorio, quindi tanto la si leggeva la sera in famiglia e poi uno imparava a leggere per poter leggere la Bibbia da solo. Da noi è stato l'opposto, siccome la Bibbia era quasi proibita, a un certo punto se non veniva spiegata solo spiegata dai preti, quindi il libro base della cultura ci è mancato. E per me il fatto anche che ci manca proprio nella nostra cultura la Bibbia, che è abbastanza grave, perché in fondo una base cristiana dovremmo averla, diciamo, almeno culturale, perché anche nei musei non siamo più capaci di leggere i quadri che vediamo. E è anche dovuta al fatto che mentre tutte queste culture nordiche, anche l'Inghilterra, anche la Germania, hanno proprio come base... partenza della loro letteratura una traduzione della Bibbia, a noi questa è proprio mancata, e quindi non è neanche un'opera letteraria che venga letta come tale, mentre al nord continua, anche per chi non ci crede o chi non ha, viene letta come opera letteraria, ed ha una lingua meravigliosa, storie meravigliose, quindi resta dentro. E poi è proprio il senso del potere della parola che è un po' legata alla sacralità, e questo tema è verissimo, cioè Lindgren fortissimo fin dalla raccolta di racconti numero 12 del catalogo di Iperborea, era La bellezza di Merab, e proprio lì non c'è più, ma prima o poi lo ristamperemo. Quando facciamo i tascabili facciamo anche La bellezza di Merab, perché era bellissimo, e c'era proprio lì il tema era la storia di questo viaggiatore che passa di villaggio in villaggio e racconta alla gente dei villaggi la loro vita,
E tutto un tratto questi si rendono conto che senso ha la loro vita, perché è raccontata da qualcun altro. E questo tema ci corre in Tunström, e devo dire anche, non so, in Hellahasse, pur essendo olandese, quindi di un'altra parrocchia, diciamo, c'è anche lì questo il tema che cos'è che dà senso poi a quello che facciamo, è la maniera in cui o ce lo raccontiamo o ce lo raccontano gli altri, ma credo che insomma è una rielaborazione della vita che dà senso alla vita. E l'importante, appunto, la bellezza dello scrivere o del leggere anche, che aiuta a ricostruire, a ridare un senso.